Ben trovati da Giovanni Mimpinelli. Inizia un nuovo fine settimana sportivo, iniziano anche altri campionati, non solamente quello di calcio, però andiamo con ordine, iniziamo parlando di calcio perché il Civecchia ha un'altra sfida molto importante perché giocherà in casa allo Stadio Vattori. Domenica alle 11 arriva la Viss Artena, una formazione non molto conosciuta da parte dei nerazzurri, visto che negli anni scorsi la Viss Artena era spesso inserita nel girone B, comunque sia è una squadra che può mettere in difficoltà l'11 allenato da Antonio Germano. Antonio Germano che è molto soddisfatto del suo inizio, del suo avvio a Civecchia, che è arrivato nemmeno 2 settimane fa, proprio qui nella nostra città, ha già giocato 3 partite e ha ottenuto una vittoria e 2 pareggi, quindi 5 vittorie, è ancora imbattuto il tecnico Civitavecchiese. Per questa gara si spera di rivoluzionare, insomma, tra virgolette, l'attacco, visto che Fiorini è pronto per il rientro, Di Fiandra è vicinissimo e anche Sargolini ha praticamente risolto i suoi problemi legati al naso, visto che si teme alla frattura del setto nasale dopo lo scontro che ha avuto nella gara contro il Real Motomondo Scalo. Inizia anche il campionato di rugby perché domenica alle 15:30 c'è la prima sfida perché concerne il CRC che ospiterà al Moretti della Marte in Romagna, un raccorpamento diverso, abbiamo detto, si passa dal centro-sud al centro-nord e il coach Roberto Esposito ha dichiarato che non sa ancora bene inquadrare questo CRC in questo campionato, non sa che tipo di campionato può fare perché le formazioni sono diverse. Cambia il modo di giocare, si passa da un gioco fisico a un gioco un pochino più tecnico, per cui non sa bene inquadrare la squadra, non si pone obiettivi di classifica, l'unico obiettivo per lui al momento è quello di migliorare l'assetto della squadra, di migliorare il settore giovanile, di fare qualcosa per far sviluppare il rugby a Civecchia, che c'è stato anche questo ingresso in società, abbiamo detto settimana scorsa, proprio qui dopo Obiettivo Sport è arrivato Di Giusto, il tecnico argentino che lavorerà con il settore giovanile, in particolar modo per quanto riguarda il pacchetto di Misca, per cui attendiamo questa novità. Inizia anche il campionato di basket con domenica alle 19, la settimana 90 dovrà giocare alla Carpont Arena contro l'Alfa Omega, quindi si gioca in campo neutro, visto che c'è l'Opinion Day per quel che concerne il campionato di C-Gold, e poi giocheranno anche i CPC e Toffa in questo fine settimana sportivo per quanto riguarda la quinta giornata dei campionati di eccellenza e di promozione. Ci vediamo lunedì, per un po' domenica e sabato sui campi per vedere le partite delle varie squadre. Ci vediamo lunedì per proprio commentare i risultati del fine settimana sportivo Civitavecchiese e non solo.